No, via Romagna 235. Assurda. E lo allora, tu questo è... risolto, scusami, tu ci hai visto che calano le dita, c'è il 53 e il su, problema è 235. Comunque noi spingiamo sempre con anticipare. E lo stadio si chiama via Vicinale Madonna. Esatto, via Vicinale. Sì, Madonna. Madonna. Per esempio, 400. A parte che come la mano non si fa, che a me mi piace perché si capisce un fatto. Ok, grazie. Le date vengono passate dalle nusse leggi. Chi è il fax di Tassan, quello lì? No, questo è il fax. È arrivato il fax di Tassan, prova a guardare che aveva promesso. Niente. Come no? Non c'è. Luca, non l'hai tirato fuori? Un fax che Tassan mi ha anticipato prima? Di Renzo, che posa! Ma stai naturale! Sì, rilassati, Renzo, non succede, succede niente, dai, non va mica... Un dolore lì, capito? Non succede niente. Senti, allora che cosa vuole Skeppis domani da te? Da me Skeppis dubito sì, che voglia niente, anzi. Nel senso che se... Vuole cacciare, quindi licenziare. Ah, ma che la carta! Sì, ho mandato un fax a stay, eh? Sì. Ma l'abbiamo già messo lì, no? Saltato. Ti ricordi? No, ma è... Se c'è cose non salvo. Ti ringrazio e ti saluto. Ci sentiamo la prossima settimana. Ma difatti, per motivi di lavoro, noi che ci vediamo... Io allora, ho detto, come sono entrato, non è mio, ho detto, oh! Ah. Io sono in silenzio stanco, non parlo di carcere con nessuno. Scegli. Il fax della Stay dove sarebbe? Della Stay? Vale, muy bien. Vale. Mamma. Che è fatto il fax della Stay? Vabbè. Te saluti, dicono di Longobardi. Chi è? La permanente fatta dalla neve, dalle pallate di neve. Ecco. Osservata. Vuoi salutare un po' lì? Ecco, salutare. così va bene. Ecco, visto andiamo che... su chi parla perché l'unità di crisi dei pezzenti sta elemosinando di là delle foto di siti che noi non ne abbiamo Che è di la Bonacina, no? Ma no, non mi interessa averla. Foto di siti chi ce l'ha in dotazione? Bonacina. Andiamo su LAN. Ce l'hai? Eccola. Sembra molto impegnata. Comunque se succederanno ognuna tutti i ragazzi che vanno in giro a scattare fuori poi dai danno. La parte radio c'è segnato qualcosa. Dicono che assomigli all'interprete di X-File, ma... Ox Mulder. Devi darmi niente. Va bene, c'è un problema a Sant'Iteia. Un problema di alti vertici. La convivenza con te. Io! E tu? Sì. Ecco, devi rispondere a quelle domande che ci sono lì. Quindi dovrò fare anche il censimento. 5 maggio. Beh, per quello che riguarda i siti della nostra, mica quelli. Sì, sì, sì. Va bene. Allora, intanto lì c'è un faldoncino ARP e archivi l'originale. Lì dietro c'è una roba ARP e archivi l'originale. Ti procuri le carte attraverso gli RF, te le fai stampare. Se proprio hai bisogno, se vuoi immaginare il fandone. È così? Buongiorno. Buongiorno. E come dicevo? Oh, non lo so l'altro. Ecco, allora avete combinato? Avete combinato tutto? Me lo sto lavorando. Luca, no, Luca dov'è l'Anna? È di là in sala riunioni, ho visto che telefono e scrive. Va bene, niente. Allora...
Vabbè. No, 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 non voglio io dire niente che non sia a posto, nel senso che... Vabbè, allora, se vuoi dirmi qualcosa di Piacenza, meglio. È solo importante. Piacere, sale. Ancora di più, non torniamo indietro. Lo hai fatto, sono adesso è quando fai così, questo è nato. Adesso è questa. Ok, pannello di contatto. Dov'è che serve? Che c'è? Ah, sì! Ridi, sorridi. Questa roba qua, insomma, più... E dopo si fanno tutte queste riprese.